Italy Goes To! Come vedete oggi c'è il sole e quindi non siamo in Svezia. Come già vi avevo detto nello scorso video, mi trovo a Boston e quello che vedete là in fondo è il Prudential, il grattacielo più alto di tutta la città. Oggi vi voglio parlare di una tematica che mi sta molto a cuore, ovvero le vacanze studio all'estero d'estate. Innanzitutto voglio ringraziare i miei genitori che mi hanno dato fin da quando ero piccola questa opportunità. La prima volta che sono andata all'estero da sola avevo 11 anni. Ok, non è che ero proprio da sola, in realtà ho partecipato ad un viaggio studio organizzato in Inghilterra, a Canterbury. Mi ricordo ancora quanto fossi spaventata ma eccitata allo stesso tempo. Diciamolo, i miei genitori sono sempre stati molto presenti, quindi essere messa con il mio valigino su un aereo in quella che a me pareva una totale libertà era stato abbastanza uno shock. Nonostante questo, ho comunque un bel ricordo di quella vacanza a Canterbury, anche se devo dire che la lingua non l'ho imparata più di tanto in quell'occasione. Quelle 2 settimane le ho passate interamente con i miei coetanei italiani con cui ero partita. Alla fine era la prima volta che partivo senza la famiglia, però intanto avevo iniziato a responsabilizzarmi. Dopo quell'esperienza, ogni estate per almeno 2 settimane facevo un'esperienza di studio all'estero. L'esperienza più bella? La vacanza di 3 settimane a Losanna, in Svizzera, quando avevo 16 anni. Un mix tra istruzione e divertimento. La mattina a lezione, il pomeriggio sport o altre attività. Organizzata così, la giornata non era mai noiosa. Il college poi aveva studenti da tutto il mondo e proprio la possibilità di venire a contatto con culture differenti dalla mia mi ha arricchito tantissimo. Quella volta poi sono andata completamente da sola, non con i miei compagni di scuola, e ancora ad oggi mantengo amicizie che ho fatto proprio in quel periodo di tempo. E ne approfitto. Ciao George, Diana, Fede e Nico. Un bacio! Sì, tra l'altro quell'estate lì è assurdo, che avevo chiesto a mio papà di farmi fare una settimana in più perché non volevo più tornare a casa e quindi sono stata 4 settimane in un 3. Alla fine, cosa si impara da queste esperienze? Sapevo esplorare città straniere da sola o in gruppo. Amministravo le mie piccole finanze in valuta straniera. Mi muovevo coi trasporti pubblici o all'interno di un aeroporto senza alcun tipo di problema. E parlavo il francese e l'inglese, ok, magari non con una grammatica proprio perfetta, però intanto riuscivo a capire e a farmi capire in qualsiasi situazione quotidiana. Ma soprattutto ho imparato a ragionare con la mia testa. Eh sì, perché un conto è avere 15 anni in Italia a 500 metri da dove vivono i tuoi genitori. E un conto è avere 15 anni e stare a migliaia di chilometri di distanza e dovertela cavare da solo. In quelle occasioni capisci direttamente sulla tua pelle che quello che ti insegnano i genitori non sono soltanto prediche o ramanzine, ma sono consigli per affrontare la vita. Quindi, in conclusione, se avete ancora l'età, cercate di fare vacanze studio all'estero. Se invece state cambiando pannolini come Chiara e ne avrete la possibilità in futuro, iniziate a pensare di lasciar fare ai vostri figli esperienze di questo tipo. Se questo video vi è piaciuto, lasciateci un bel like, non dimenticate di iscrivervi sul nostro canale. Noi ci vediamo presto, un bacio, ciao!